Io credo che il prossimo sindaco non vorrà passare alla storia come il sindaco Fascia e Piccone, perché la cosa sarebbe tale da farlo diventare carino. E sarebbe poco carino diventare il carino nel 2023. Quindi basta gli abbattimenti. Io e Valbruni parliamo in qualità di cittadini vecchi appassionati del Teramo Calcio. Noi di sicuro vogliamo bene al Teramo Calcio, al calcio teramano, e non abbiamo interessi di nessun tipo da nascondere. Quindi il nostro solo interesse è questo, per i pochi anni che ci sono rimasti. Siamo due storici in voi. Io ho scritto la storia del calcio teramano con le mani, Valbruno ha scritto con i piedi, piedi sapienti però, sul campo di gioco. Come storici noi difendiamo quello che secondo noi non va abbattuto, il vecchio comunale, in nessuno dei suoi elementi. Perché abbattere il vecchio comunale, sia parzialmente, per esempio in una delle sue parti, o la curva est, o la tribuna, o la curva ovest, sarebbe come far diventare bello il volto di un uomo, far diventare belle le sue braccia, ma poi farlo diventare uno senza gambe. Allora, se noi a questo campo sportivo comunale gli togliamo la tribuna, diventa come un uomo senza gambe. Abbiamo saputo dell'abbattimento della tribuna, ci siamo informati tramite l'ingegner De Flavis, che ha detto che è stabile, per cui io penso che lo stadio sportivo è destinato a, diciamo, al calcio, quindi la struttura deve essere migliorata sotto tutti gli aspetti, sia per gli sportivi, sia per quanto riguarda i giocatori, sia per quanto riguarda la stampa, creare, diciamo, un'area decente, perché sono convinto che dal 1960 siamo tornati in C dopo la bellezza di 15 anni, quindi evidentemente noi possiamo fare tranquillamente, diciamo, le gare, diciamo, in questo stadio, perché c'è il pericolo che possa essere dilettantismo. Per cui basta ristrutturare, la tribuna non deve assolutamente cadere, addirittura fare un fotovoltaico sopra, quindi si risparmia sia energia per quanto riguarda le spese vive e sia per quanto riguarda, diciamo, l'energia, diciamo, per i giocatori, ma soprattutto per quanto riguarda i pali della luce per le partite notturne. Quindi c'è stato fatto uno studio molto bello che parte dall'8-0, che si fa diciamo una galleria dove si entra allo stadio, quindi è un servizio in più che si dà alla cittadinanza per quanto riguarda l'ingresso nel centro di Teramo. Quindi io penso che se vogliamo che i giovani teramani tornino ad essere competitivi in prima squadra, bisogna fare per forza, diciamo, questa cosa, mantenere lo stadio, mantenere le curve, mantenere anche i distinti e fare uno stadio degno, diciamo, della città di Teramo.